www.containerradio.it. Siamo fatti per avere sogni più grandi delle nostre vite, per amare e sorridere in giorni messi alla prova da nuove sfide. Siamo fatti per essere folli, complicarci la vita ci piace, progettiamo partenze e ritorni senza uscire dalle nostre case. Siamo amanti dai cuori zingari, beviamo del vino invecchiato con la speranza di essere liberi sotto questo cielo stellato. E con la musica canto speranze, il futuro è di chi se lo prende. Oggi ho messo un bel paio di scarpe e sono andato incontro al mio presente. Sono stato da entrambe le parti, consapevole ed incosciente. La natura dell'uomo ha i suoi vizi e con gli errori si cresce da sempre. In questo universo arriverò presto, il mondo comincia adesso, adesso. In questo universo puoi perdere il senso, ma tutto riparte lo stesso, lo stesso. Possiamo perderci nell'universo senza più limiti, ma quel che hai dentro sputi sentenze affilate come lame che tagliano soltanto chi si sporca per difendersi. Possiamo esistere senza ricordo, ma siamo anime che vanno a fondo. E fino a quando non ci schiacciano le suole, guardiamo che è accaduto intorno a noi. In questo universo arriverò presto, il mondo comincia adesso, adesso. In questo universo puoi perdere il senso, ma tutto riparte lo stesso, lo stesso. Siamo fatti per avere sogni, siamo fatti per essere folli, siamo fatti per restare folli, siamo questo universo. Allora, siamo nel retropalco del premio Beatrice durante le prove, siamo con Francesco Guasti. Benvenuto qui a Verona, Francesco. Grazie, grazie mille, città incantevole, quindi sono veramente molto felice di essere qua in questo bellissimo teatro. Volevo chiederti qual è l'emozione per te oggi di essere qui per questo premio benefico, per il premio Beatrice. Ma è sicuramente importante, no? Cercare di dare la propria, il proprio appoggio, la propria voglia di dare un contributo è fondamentale. Poi il premio Beatrice è un premio importante, quindi mi fa veramente piacere essere qua insieme a tanti altri artisti che conosco, in tanti già conosco, quindi mi fa piacere, un po' una festa, no? Ci ritroviamo tutti qua. Beh, Francesco, ti abbiamo visto al Festival di Sanremo 2017 con il tuo brano Universo. Sappiamo che non è stato facile riuscire a salire su quel palco, però la perseveranza ha pagato e ti ha portato un bellissimo terzo posto. Com'è stata l'esperienza di Sanremo? Ma sai, è stata sicuramente un'esperienza bellissima, cercata, perché sono 4 anni che arrivavo sempre in fondo, in finale, non riuscivo mai, sempre per un pezzettino ad arrivare. Poi alla fine la mia testardaggine mi ha dato la volontà, la forza di continuare. Poi quest'anno ce l'abbiamo fatta con un brano che tra l'altro mi faceva veramente piacere portare su quel palco, no? Perché raccontava un po' di chi è folle, di chi crede nei propri sogni sempre e comunque. Ed è un brano tra l'altro che ci ha fatto anche riflettere, Universo, scritto da te, ricordiamo, da Maurizio Musumeci, che è qui, da Dinastia, e Francesco Cipotti. Com'è nata questa canzone? Ma proprio dalle un po' da io, sia io che Maurizio, poi alla fine
facciamo musica da tanti anni, quindi abbiamo ricevuto tante porte in faccia, da lì è nata questa voglia di collaborare insieme ed è nato questo pezzo. È proprio un messaggio che vogliamo lanciare ai giovani e non soltanto anche la mia generazione, quella dei trentenni, di continuare a lottare proprio insieme, non si è mai vecchi per sognare, quindi anche a chi è più grande di me dico sempre di credere in proprio sognare, si può fare tutto quello che si vuole, basta volerlo realmente. Assolutamente mai mollare. Mai. Universo poi tra l'altro è anche il titolo del tuo album, 9 brani stupendi, e in questi giorni stiamo ascoltando il nuovo singolo Cercami Adesso. Ci puoi fare un po' magari una panoramica delle varie storie che sono contenute all'interno dell'album? Ma ci sono tante storie, ci sono tante sfaccettature di Francesco, di me come persona, di me come artista, no? Cercami Adesso parlo un po' della formula di Dirac, una rivisitazione di questa della legge dell'amore, no? Poi c'è il tipo Rometto che parla un po' di questa persona, di me che mi guardo allo specchio, che è importante non promettersi sempre qualcosa quando ci svegliamo, ma l'amore ad ogni costo, che parla dell'amore in generale, perché non è poi sempre l'amore tra uomo e donna, ma per gli animali, per la natura, per qualsiasi cosa, tra un padre e una madre, tra un figlio, quindi è importante. Poi ci sono tante canzoni che parlano sempre di me, quindi poi dare sempre una spiegazione alle canzoni non è mai facile, a me piace sempre farle ascoltare e che poi ognuno prenda l'infa e cerchi di dare una propria anche idea, una propria impressione su ogni prezzo. Parliamo un po' anche del video di Cercami Adesso, vediamo degli scenari meravigliosi, volevo chiederti tanto dove è stato girato e poi come ti trovi anche ad interpretare i tuoi video musicali? Ma è una cosa che mi piace molto, fare i video è una cosa che mi appaga molto, mi diverto, è stato girato nel Sirolo, quindi nel Conero, quindi un ambiente veramente molto molto bello, anzi ringrazio Mario Silvestrone che è il regista poi che mi ha portato in questo magnifico posto che non conoscevo e che quindi ho avuto la possibilità di starci qualche giorno ed è stato veramente molto bello. Beh, una domanda che ci chiediamo un po' tutti, com'è cambiata la tua vita dopo il Festival di Sanremo? Ma sicuramente ci sono tanti più impegni, tanti live, quindi siamo in giro con la band, proprio alla fine sai la vita è sempre quella del ragazzo che vuol fare questo di mestiere, che si alza la mattina col sorriso sulle labbra perché riesce a farlo e quindi è contento quando uno fa quello che gli piace, quello che un po' ha sempre sognato fin da piccolo, che dire, è contento come una Pasqua, anche a Natale. Per rimanere in contatto con te magari sui social come possiamo fare? Sì, la cosa più semplice è andare sul sito ufficiale www.francescoguasti.com e lì ci sono tutti i link per i vari social, Facebook, Instagram, Twitter e chi ne ha più ne ha più ne metta. Adesso ascolteremo il tuo nuovo singolo, però ci piacerebbe che fossi proprio tu ad autopresentarlo con un saluto per i nostri ascoltatori di Container Radio. Allora un salutone a tutti gli amici di Container Radio, adesso ascoltiamo Cercami Adesso di Francesco Guasti. Grazie mille. Prego. www.containerradio.it